La prima volta in 60 anni di storia il Parlamento europeo dà il via libera a un'azione contro uno Stato membro, l'Ungheria del populista Viktor Orban. Con 448 voti a favore e 197 contrari, l'Assemblea di Strasburgo avvia l'iter per l'applicazione dell'articolo 7 dei trattati che può condurre a sanzioni contro Budapest, tipo la sospensione del diritto di voto, ma al momento è improbabile che si arrivi a tanto. Ora comunque la parola passa al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione. L'esecutivo ungherese è accusato di attacchi ai media, al mondo accademico, alle minoranze e allo Stato di diritto. A favore hanno votato la sinistra e parte del Partito Popolare Europeo, che si è spaccato, divisi anche gli alleati del governo italiano, sì dagli Euro 5 Stelle, no dai leghisti. Si aspetta adesso la reazione di Orban, che ieri aveva sfidato i parlamentari europei. Difenderemo le nostre frontiere, aveva detto, fermeremo l'immigrazione clandestina anche contro di voi, se necessario. Il voto ha offuscato il precedente discorso sullo Stato dell'Unione, l'ultimo del presidente uscente Jean-Claude Juncker, incentrato anzitutto su sicurezza e immigrazione illegale. Riguardo a questa, Juncker ha detto che l'Europa deve restare un continente aperto e non sarà mai una fortezza che gira la testa di fronte al mondo che soffre. Ma poi ha proposto una guardia costiera europea per pattugliare i confini, 10.000 uomini da schierare entro il 2020, un'agenzia europea per l'asilo e ha ribadito il no della Commissione alle frontiere interne. Dove sono state create, ha ammonito, devono essere eliminate. Rispetto alle elezioni europee di maggio, Juncker ha invitato i cittadini a dire sì al patriottismo e no al nazionalismo. Già in atto le trattative per il suo successore, ma molto dipenderà proprio dall'esito del voto della primavera prossima.